Mister Lamberto Magrini, trainer della Recanatese, non è un momento molto felice per voi. L'inopinata sconfitta di domenica scorsa con la Meternina vi rimette in una condizione di precarietà di classifica. Domenica andrete a Macerata, siete fuori dalla zona play-out, ma certamente adesso siete in una condizione di non poter più sbagliare, mister. Sì, hai detto bene, abbiamo sbagliato purtroppo non solo quella di domenica, ma altre gare, le ultime gare in casa dove sicuramente complica il cammino per la salvezza, però visto che ancora abbiamo un buon margine, 3 punti di vantaggio su 4 partite, è vero non sono tanti ma non sono nemmeno pochi, e dobbiamo affrontare questa trasferta difficile come quella di Macerata, però nello stesso tempo sono molto tranquillo perché siamo una squadra molto imprevedibile. Che giudizio dai su queste due squadre? La Mazzasese non l'hai ancora mai vista, ma il Fano l'hai incrociata al Tubaldi, ne venne fuori un 1-1, diciamo, dove la tua squadra destò un'ottima impressione. Sì, diciamo che sono due ottime squadre attrezzate, poi onestamente la Maceratese, se non è stata mai sconfitta, è composta da ottimi giocatori, ma anche come lo stesso Fano. Diciamo il Fano sta pagando un po', penso, la partenza non brillante nell'inizio di campionato, dove ha stentato un po', poi ha recuperato e adesso diciamo, il girone di ritorno ha fatto non bene, ma benissimo. Ancora le possibilità ci sono, ovvio 4 partite, tra cui la trasferta della Maceratese a San Benedetto la dice lunga, quindi secondo me è decisiva domenica sia per noi che per il Fano. Se riusciamo a fermare la Maceratese, noi dopo avendo 2 partite in casa possiamo essere più tranquilli e nello stesso tempo fermando la Maceratese, ovvio sempre con la vittoria del Fano, si riapre ancora di nuovo il campionato. Tommaso Marolda, indimenticato centravanti dell'Alma che fu, tra i bomber più prolifici di sempre, un amico del Fano, uno che il Fano l'ha anche incrociato quest'anno con la Recanatese. Sì, sicuramente noi abbiamo questa partita importantissima domenica contro la prima della classe che non ha mai perso. Per noi è fondamentale fare i 3 punti perché comunque la situazione nostra è abbastanza delicata. Ma sicuramente mi farebbe piacere fare un gol domenica contro la Maceratese, sia per la nostra classifica, ma anche per fare, diciamo, indirettamente un favore al Fano, visto che io sono comunque rimasto molto legato a questa città e faccio il tifo per il Fano che vinca il campionato.